Oggi sono di buon umore perché quando c'è un pezzo di Lucia annunziata in prima pagina sulla stampa so che il godimento sarà massimo. Il lessico del ex presidente della RAI, una delle più importanti giornaliste italiane, quella che ci spiega dove e come dobbiamo lavorare, Beh, insomma, è una di quelle cose che. Che non si devono perdere. Andiamo però per ordine, perché è chiaro che ma, insomma, è la ciliegina sulla torta di questa zuppa. Quindi prima c'è la zuppa, poi c'è la torta, poi c'è la ciliegina, cioè la lettura dell'annunziata, che è fantastica, non ve la perdete. Allora partiamo con quelli che sono i titoli fondamentali, quello del Corriere della Sera, la Nato frena l'Italia. Si tratta semplicemente di un altro dei grandi equivoci che vivono in questo mondo nostro dell'informazione. Allora cosa succede? Conte dice che vogliamo rimanere atlantici, ma che le Sanzioni alle russe e che faremo di tutto perché le sanzioni alla Russia non verranno vengano abolite, cancellate. In cuor suo ma spiegato Rampini l'altro giorno a Matrix: anche Trump. Queste sanzioni alla Russia non le ama molto. Poi c'è stato il Rassia Gate, e quindi ha dovuto eh, sopportarle. Ma il concetto che noi abbiamo da perdere sulle sanzioni alla Russia, lo capisce anche un bambino tre, di tre anni. Il concetto che la Russia non è un partito così democratico, lo capisce anche questo un bambino di tre anni che ha fatto un sacco di cavoli suoi, lo sanno tutti, ma con questo criterio, non dovremo più esportare in Cina, avere rapporti con l'Arabia Saudita, con l'Iran dove invece i, i, gli americani hanno deciso di andare, con la Palestina che è governata da una truppa di terroristi come quelli di Hamas, invece noi ci abbiamo solo con la Russia, no? <ride> cioè questa è la cosa straordinaria. Nel frattempo noi facciamo parte della Nato e nella Nato fa parte la stessa Turchia che non mi sembra che sui diritti civili abbia un atteggiamento così migliore rispetto a quello che oggi ha Putin, però loro sono nella Nato e con loro si possono vendere e fare i ponti. Mentre in Russia noi non possiamo vendergli il parmigiano, tanto che se lo fanno da solo e ci hanno fottuto. Allora, Conte su questo, Salvini su questo ha ragione o ha torto? Ragione da vendere, chiaro? Ma ovviamente i giornali che sono molto legati all'establishment e le alle cose più. Buone che dicono le persone per bene sono contrario. Conte poi è, è, ha, ha tanti difetti, e ne parleremo. Eh? Non è che stiamo qua facendo i giallo verdi, non abbiamo fatto come sgarbi, che me lo sono visto in trasmissione spiegarmi dopo che mi aveva, si è seduto sul VC contro Di Maio e spiegarmi che gli darà la fiducia a quel governo. Noi non diamo fiducia a nessuno, ne la togliamo. Però cerchiamo di dire le cose come stanno. Sulla flat tax Salvini, l'ho scritto oggi. Io sul giornale, dice delle cose sacrosante. Che si aiuta anche le persone più ricche, anche se non ho detto esattamente così, non c'è nessun problema, perché tutti pagheranno le tasse e chi non paga le tasse ha calcio in culo, ma il punto fondamentale è che la riduzione delle tasse a chi la facciamo? A chi non paga tasse? Ai più poveri? La faremo ai più ricchi. È evidente e questo darà un vantaggio nella semplificazione, negli incentivi a lavorare e soprattutto nel disincentivo ai evadere. È talmente facile che questa cosa in tutto il mondo l'hanno fatta e noi stessi lo facciamo nei confronti delle imprese, dove non c'è una sola aliquota le minchiate che dice bagnare, lasciate le pere. La liquida delle imprese è il 24%. Nelle imprese già c'è la flat tax, no? Lo vogliamo fare anche sulle famiglie. Purtroppo non possiamo farne una, ne dobbiamo fare due perché la Costituzione prevede la progressività. Molto divertente. Un retroscena ehm, del ehm, e quindi sulla flat tax eh, oggi eh, concluderei con due interviste che vi segnalo. Eh, Lupo Rattazzi ci spiega che è ingiusta. Allora io vorrei spiegare a Lupo Rattazzi che ha fatto una pagina su Repubblica, indignato per questo governo: porca puttana, se è ingiusta la flat tax, è giusto che, la, che tu goda. Dei, eh, degli utili di una società che non hai contribuito a fare che sono tassati molto meno di quanto viene tassato un operaio metalmeccanico che magari si fa 30 40000 mila euro all'anno di reddito lordo la vogliamo mettere sul tuo ragionamento Lupo Rattazzi tu prendi utili dividendi da una holding che si chiama Fiat e oggi si chiama FCA con la sede in Lussemburgo e paghi tasse su quei dividendi ridicole. La holding le paga ridicole e ti fai lo scandalizzato perché noi vogliamo fare la flat tax per noi sfigati professionisti. Ma dai, ma dai. Poi Franco De Benedetti, presidente, a me è anche simpatico, amico mio. Franco De Benedetti, fratello di Carlo, una persona per bene, un liberista, siccome non è presidente dell'IBL che ha fatto la flat tax come sua proposta insieme a Rossi, siccome non è la flat tax dell'IBL ma è dei selvaggi di Selvini, non gli piace. Ci spiega che deve, si deve ragionare nel contesto. Quale contesto, De Benedetti? Quale contesto? Se finalmente fanno una riduzione fiscale, ma che cacchio andiamo a vedere il contesto? Ma perché dobbiamo vedere il contesto? Il contesto è che vogliamo pagare meno imposte e che per pagarle vogliamo semplificare la situazione, chiaro, non è complicatissimo, ce l'hai spiegato te in tanti convegni, invece siccome lo fa Salvini e Salvini vi fa schifo, la flat tax fatta da loro non mi piace, a me la flat tax piace anche se me la fa Mazinga Z, chiaro? Andiamo avanti perché poi se no sembriamo giallo-verdi, divertente, molto divertente, in retroscena sul discorso di ieri di Conte al Senato che secondo il Corriere della sera dice a Di Maio questo lo posso dire e Di Maio gli dice No, eh, insomma, vi dà un po' l'idea di quanto questo Presidente del Consiglio ehm, insomma, sia, possa avere eh, forza in capitolo. Abbiate pazienza, anche Toninelli, eh, il Ministro dei Trasporti, quando dice: Sono critico sulla TAV, bisogna fare. Ehm, Ulteriori riflessioni sui costi e benefici, Toninelli, non è che il mondo è nato ieri, cioè quando ti sei instaurato, installato tu al ministero dei trasporti, come gli ha spiegato Chiamparino. C'è cioè oggi su tutti i giornali. Figuratevi, figuratevi voi se io mi devo mettere a difendere, cazzo, Chiamparino no? Per me è un comunista. Ma insomma, ma arriva Toninelli. Bisogna fare. Secondo te, negli ultimi vent'anni sulla TAV, che cosa hanno fatto? Analisi di costi e benefici. Arrivate voi che pensate prima di rompere di aprire il Parlamento come una scatoletta, poi. Voi pensate di essere i riformatori, poi è il governo che, che vi autoproclamate il cambiamento, arrivate voi, la TAP bisogna valutare. Guarda che sono vent'anni che la valutiamo, smettiamola di valutare, smettiamola in questo paese che non si può fare una cazzo di tubo sotto terra per otto chilometri, come avviene con la TAP, e avremo il, il, il più grosso ehm, e la più importante contestatrice della TAP oggi ministro del Sud, cioè la eh, Lezzi. Andiamo avanti, e oggi poi vediamo Buona Fede, quello che ce la faccia, avete presente la faccia di Buona Fede? Ecco, Buona Fede che cosa ci dice oggi? Mentre in giro qualcuno blatera di giustizialismo. Buona Fede. Calma, io posso, posso dire blaterare, posso dire parolacce, tu sei ministro della giustizia. Blatera, lo dice a tua sorella, come dice una conduttrice di Rete 4: blatera di giustizialismo. Sentendo quello che avete detto voi in tante occasioni e il vostro giornale di riferimento, il fatto, abbia pazienza. Non è blaterare, se c'è qualcuno che blatera, siete voi. Va bene? E tra l'altro, a proposito di blatterare, segnalo a buona fede che Conte ieri ha detto <ride> si è fatto sfuggire in, nel suo discorso la presunzione di colpevolezza, cioè che gli italiani hanno una presunzione di colpevolezza, teoria da Vigo, teoria di Matteo, c'è cioè tutti i vostri amichetti. Quindi, insomma, blaterare di giustizianismo, dillo a qualcun altro. Eh, e Farinetti è ritornato Renziano. Oggi deve fare un'intervista da qualche parte su Repubblica per dire no, ma io sono amico di Renzi, però mi piace il reddito di cittadinanza. E oltre a quello, cosa che gli piace? Oltre al reddito di cittadinanza è il taglio alle pensioni dei ricchi. Perfetto, Farinetti. Se facciamo il reddito di cittadinanza, avremo i tuoi itali vuoti. Se tagliamo le pensioni dei ricchi, i tuoi itali saranno altrettanto più vuoti di quanto lo siano oggi. È proprio l'ipocrisia alla lupo rattazzi che ti fa venire voglia di capire. Vabbè, insomma, pensa tu, che ci siamo messi. Eh, vicini. Devo dire che veramente io questa roba qui mi fa venire eh, il sangue al cervello. Bellissimo il pezzo di Taino sulla Svizzera, una cosa per gli addetti ai lavori. La Svizzera vuole fare un referendum per abolire la riserva frazionaria eh, sulle banche. Cioè sostanzialmente le banche cosa fanno? Prendono i miei soldi in deposito 100 euro e prestano per 1000. Quindi loro devono avere 100 euro per prestare 1000. Questa è la riserva frazionaria, almeno 100 per prestare 1000. Vorrebbero abolire la riserva frazionaria, quindi la creazione di moneta dal nulla, come oggi fanno Tutte le banche. È una grande teoria di De Soto, di tanti altri, roba molto difficile da spiegare. Molto interessante che questo referendum sia fatto in Svizzera, e il tema è comunque affascinante, non solo per gli economisti. Poi l'altra cosa che vi volevo segnalare oggi, prima di arrivare alla ciliegina sulla torta perché me la sono tenuta per ultimo l'annunziata è per ultima ve la leggo con attenzione l'annunziata l'altra cosa ehm, che mi ha fatto un po' innervosire anche se è una bella giornata proprio perché c'è l'annunziata eh, eh, la verità oggi ci dice un'altra cosa che se fa questo governo è geniale cioè chiederebbe Salvini alle società partecipate dello Stato di non buttare i loro soldi nell'associarsi a Confindustria Enel, Eni eh, insomma voi vi rendete conto cosa vorrebbe dire questo la Confindustria... Sdraiata, perché perderebbe tanti di quei contributi che secondo me sarebbe un'operazione buona e giusta? Sì, certo, qualcuno di voi dice: Ti piacciono tutte le cose di Salvini? Eh sì, a me piacciono più le cose di Salvini rispetto a quelle di Di Maio. Che cosa ci posso fare? Bene, l'altra cosa che voglio segnalare, vorrei sapere a quest'ora, o ehm, oggi, perché non vedo l'ora, a che ora c'è la partita della semifinale del Roland Garros, per la prima volta un italiano va a Roland Garros. Sembrano tutti luce annunziata quelli che scrivono gli i, i, i pezzi di sport, o eh, Biaggi, o Montanelli, o um, Pavese, o Buzzati. Mi volete dire a che ora c'è la partita? Porca puttana! Oggi sul Corriere della Sera mi sono fatto... 80 righe, peraltro sulla vittoria che ho fatto l'altro giorno, quindi stupenda che abbiamo visto tutti quanti. Ma io mi chiedo una cosa: ma l'ABC, datemi la notizia, oggi a che ora gioca? Me lo volete dire, giocatore italiano? A che ora gioca? No, non lo riesco a trovare. C'è chi nato? oggi, non riesco a sapere a che ora gioca? C'è Chinato, so tutto, da dove viene, del papà, le emozioni, come si è sentito. Io voglio sapere, era 40 anni fa da Barazzutti, certamente, Monica. Mi dite a che ora gioca? Prendete il Corriere della Sera e non me lo dice. Dice che alle 15 ci sono alcune semifinali, ma non quella in cui gioca lui. Io voglio sapere perché l'abice, poi dici che vai su internet, sui social network, vedi la zuppa. Perché? Se il giornale non fa il suo ruolo, spiegarmi a che ora gioca, vuol dire che questo giornale serve a nulla. Chiaro? Nulla. Domani comunque Fabrizio mi dice che gioca, giustamente. Non l'ho capito. Non l'ho capito. Scusatemi, sono un credino. Anch'io. Ehm, mi leggo il giornale ehm, mi sa che i campi sono occupati, dice Angelo Mellis, è vero perché ci sono due settimane di finale. Bene, e vi voglio finalmente arrivare, e anche Sport Media 7 è così e tutti quanti arriviamo alla Annunciata, ve l'avevo promessa, alla fine ci arriviamo. Flat tax, la verità di Salvini, non è importante il principio di quello che scrive, ma sono le frasi. Mentre l'umore della coalizione... Volgeva già al dubbio, prendete appunti. Lo scrivo piano. Mentre l'umore della coalizione volgeva già al dubbio, quindi questa roba qua prendetela, segnatevela. Se siete degli studenti universitari, scrivetela nelle vostre tesi. Volgere già al dubbio, cos'è che volge al dubbio? L'umore. L'umore qualche volta volge al dubbio. Ma andiamo avanti. Ammettendo, no, no, state attenti a questi. Ammettendo con un bel be che c'è che la flat tax sarà molto favorevole ai ricchi più che di poveri e allora. No, no, ve la rilego. Ammettendo con un bel be che c'è che la flat tax sarà molto favorevole ai ricchi più che di poveri e allora. No, vabbè, io la trovo stupenda, stupenda, Beppe, beh, Rileggetela. salva giù, l'ho visto qua, è stupenda questa frase. Vado avanti. Grande capitale regolato da tassazioni per forzieri dello Stato. Ma che vuol dire? Che vuol dire? Grande capitale, l'ho capito, vabbè, grande capitale lo scriviamo negli anni 70, Trotsky diceva. Regolato da tassazioni, cioè sono le tassazioni che regolano il grande capitale. Aspetta, grande capitale regolato da tassazioni per forzieri dello Stato! E io dico, è una cosa stupenda, Delia. Eh, sulla patrimoniale dice gli, eh, il Movimento 5 Stelle a favore col cuore. Sono a favore col cuore, il Movimento 5 Stelle è a favore col cuore della... della, della, della. Ma l'ultima chicca, l'ultima chicca dell'annunziata ci fa capire tutto, capiamo tutto! Cioè i giornalisti colleghi della stampa, i giornalisti colleghi della stampa, quando c'è il pezzo dell'annunziata scappano, non lo vogliono vendere, prendono e mettono il pezzo in pagina, nessuno di loro ci mette ehm, le mani, nessuno! E vi spiego perché. Perché l'ultima frase ci ha fatto capire tutto, tutto dell'Annunziatese. Insomma, le dichiarazioni di oggi di Salvini. Allora, dovete sapere che le dichiarazioni di Salvini erano di ieri. Cioè, erano le dichiarazioni che ha fatto ieri Salvini. E il pezzo dell'Annunziata l'ha scritto ieri. Quindi lei scrive le dichiarazioni di oggi. Ma quando esce in stampa, le dichiarazioni erano di ieri. Quando tu passi l'esame da giornalista cerchi di non sbagliare le H, non sbagliare gli accenti, cose che noi sbagliamo in continuazione, i congiuntivi neanche ne, per, ne parlo perché è un continuo, ma questa regoletta è molto semplice, siccome il giornale esce il giorno dopo, se tu racconti una cosa che è avvenuta ora, devi già mettere la cosa che è avvenuta ieri, perché quelli che ti leggono lo leggeranno il giorno dopo, non so se l'avete capito. Insomma, le dichiarazioni di oggi di Salvini è l'ultima riga del pezzo dell'annunziata, quindi... Lei non ha scritto ieri, ma nessuno ha la stampa e li capisco e li comprendo la legge perché come lo sapete sono fissato è l'aereo più pazzo del mondo quando lui inizia a raccontare la sua storia e quando si muove e, e, e si rimorchia la, la, la sua fidanzata e poi si lascia no, per il suo disastro aereo beh, insomma lui c'è quello che uh, si impicca quello che si fa arachiri quello che si butta la benza e si dà fuoco e questo è quello che avviene evidentemente quando arriva un pezzo da passare dell'annunziata alla stampa che è molto intelligente scrive delle cose anche molto interessanti ma che io non capisco il cui gergo per me è incomprensibile. Detto questo, anch'io ne combino di tutti i colori, quindi io non vedo loro che qualcuno mi sfotta con altrettanta, eh, diciamo, mh, perversa eh, godimento. Grande saluto a tutti quanti voi, questa sera eh, alle 19.105 Matrix, e poi ci vediamo. Buongiorno da Rosignano Solvay, bellissimo. Sentiamo un sui, sui pietosi articoli di Anusai, ignorante. Ah, tutti quanti, vabbè, vi saluto a tutti quanti. Ciao!